Non sarebbe mai immaginato un giorno di arrivare qua in un museo così importante, in questa città così bella, e avere una personale. L'insegnamento che ha lasciato Morricone è uno, la grande disciplina. Io ho seguito tutte le musiche quando lui le ha composte, quindi è stato bello vedere lavorare un grande professionista e poi un immenso creativo. Ecco. Noi abbiamo una speranza, la speranza si chiama metà gennaio del 2021. Sia io che De Laurentiis abbiamo stabilito che il film deve uscire in sala, assolutamente. Speriamo che questa bellissima città ti porti fortuna. Speriamo veramente arrivi un giorno di poter girare un film qua. Io credo che gli autori di queste fotografie siamo in due, io e il Padre Eterno. Il Padre Eterno mi offre dei colori e io devo essere molto bravo nel cogliere l'attimo fuggente, che è veramente una manciata di secondi, in cui c'è una situazione interessante da fotografare. Questo sguardo verso l'alto, verso il cielo, ho trovato uno stile che è tutto mio. Non c'è volto umano, non c'è una presenza umana. Non c'è un'abitazione, non esiste una macchina, non esiste una casa, c'è niente. C'è il colore della natura, c'è la stagione. Vorrei ringraziare molto la professoressa Valente del Museo Madre, Elisabetta Sgarbi e Paolo Mereghetti per la Milanesiana. Sono stati loro che mi hanno portato qua, sono loro che hanno creduto in me. Constable gliel'ho dovuta in qualche modo omaggiare, ma mio malgrado, perché io l'ho sempre ammirato come pittore, però non mi stavo accorgendo che alcune fotografie avevano lo stesso gusto che lui, supremo pittore, per carità, io sono un piccolo fotografo, però lui ha fatto i quadri memorabili, quindi mi è sembrato a un certo punto, quando ne ho viste due, dove il vortice della nuvola era molto simile, l'ho omaggiato in qualche modo. Io Kono l'ho dovuta perché tutto prende spunto da un quadro che ho comprato di Yoko Ono, dedicato a John Lennon, dove ci sono scritte delle rime di Imagine, però poi arrivano delle nuvole grigie che coprono alcune parole e danno un altro significato alla canzone. Quindi questa disarticolazione della rima, della frase, dà un altro senso al brano, al testo, e quindi anche questa è una forma di dolore, però quelle nuvole grigie mi hanno sempre molto colpito, quindi quando mi è capitata l'occasione di ritrarre un cielo particolare e ho visto che le nuvole erano incredibilmente simili a quelle che ha dipinto Yoko Ono, mi è sembrato così doveroso quasi ringraziarla, anche perché poi per avere quel quadro, quanto che ho pagato, quanto mi ci è voluto di tempo, anche di tempo. Io ho scelto quel film anziché Un sacco bello perché in quel film la musica di Ennio era veramente molto particolare, soprattutto nel pezzo del cimiterino, Io e la nonna, aveva dei momenti molto molto poetici, mi ha esaltato Ennio molto, sia Un sacco bello e Bianco, rosso e Tudor. L'insegnamento che ha lasciato Morricone è uno, la grande disciplina. Questo è un lavoro che se vuoi andare avanti, come sono andato avanti io, il talento è ovvio che non deve mancare, poi si cambia negli anni, si è più ragazzi, si fanno altre cose, però la disciplina deve essere mantenuta fino alla fine. Senza disciplina, senza rigore non vai da nessuna parte, questo è un lavoro molto delicato, molto, molto, molto. Ennio era un musicista molto serio, e quindi vedendolo lavorare, vedendolo con che profondità prendeva le cose, con quale serietà, insomma è stato un bel esempio da... Io ho seguito tutte le musiche quando lui le ha composte, quindi è stato bello vedere lavorare un grande professionista e poi un immenso creativo, ecco.
musica è un'integrazione, io vorrei utilizzarla un po' di più, però mi dovrei fermare con il diluvio di parole che ogni commedia ha. Le commedie hanno questo, che è il bello e il limite. Un diluvio di parole che alla fine non ti dà la possibilità di uscire fuori, di fare un bel esterno, di mettere anche un momento di grande poesia, no? Ecco perché poi vedi queste fotografie. Queste fotografie nascono quasi da un'esigenza mistica, spirituale, molto intima, di andare all'aperto. Cioè tutto quello che non posso fare nella commedia l'ho fatto nel privato. E chi se lo sarebbe mai immaginato un giorno di arrivare qua in un museo così importante, in questa città così bella, e avere una persona che non lo sarei mai aspettato. Noi abbiamo una speranza, la speranza si chiama metà gennaio del 2021, quindi probabilmente, se numeri permettendo di contagi, se tutto va bene, a un anno di distanza da quella che doveva essere l'uscita, usciremo anche noi. Sia io che De Laurentiis abbiamo stabilito che il film deve uscire in sala, assolutamente. Aspetteremo quello che c'è da aspettare. Poi ci tengo molto a questo film, quindi vorrei che il pubblico lo vedesse in sala, anche come festeggiamento di uno scampato pericolo, vuol dire che siamo più sicuri. Guarda, credo che il pubblico dei social è un pubblico molto particolare, è molto vasto, è molto eterogeneo, è molto anche molto vicino alla polemica, quindi devi stare anche molto attento a quello che dici. Il social io lo utilizzo così, io non mi metto a fare il ragioniere di quello che devo scrivere. Ho un'immagine che trovo, piglio, scatto e spesso in piedi, io in 30 secondi, un 60 secondi, scrivo, anche se sto per strada, e lo invio allo staff, a Ivo Donatelli, che me lo pubblica. Però l'importante è non essere banali e avere qualcosa da dire. Quelli che non hanno niente da dire fotografano la ragosta che stanno a mangiare la sera, guarda un po'. Però se lo fa Chiara Ferragni ha un senso, ma io devo postare un qualcosa che trasmetta o un qualcosa di un passato, un qualcosa che abbia un significato, perché se no che sarebbe una fatica inutile, sarebbe anche poi anche un po' uno sminuirsi, no? Ma meno male, la mia fortuna questa, ma stai scherzando? Ma meno vuol dire che insomma c'è ancora un pezzo d'umanità che mi appartiene, se no veramente se pensassi sempre a me stesso andrei in esaurimento, sarei un povero pazzo, sarei una persona mediocre. Cioè io voglio essere, anche da una parte, anche se è difficile, voglio essere come il pubblico normale, che beh, io sono fan di tanti grandi musicisti, grandi registi, grandi attori, grandi scrittori, grandi pittori, grandi fotografi. Io, cioè, a casa ho tante belle dediche di persone che ho veramente conosciuto. Nella tua segreteria hai tre voci custodite, tuo padre, Luizzi. Vero. Sì, però ti posso dire una cosa, mi fa molta tristezza di sentirla. L'ho sentita una volta, ma è bastato. Non lo voglio più sentire, voglio ricordare. No, perché mi fa dolore. Un saluto affettuoso agli amici di Fanpage, con tanto affetto, da Napoli, da Carlo Verdone che è qui per la sua mostra, prima mostra fotografica, quindi è il mio primo esordio come fotografo, e speriamo che questa bellissima città ti porti fortuna. Siete arrivati addirittura prima di Roma, pensate un po'. A presto, e speriamo veramente arrivi un giorno di poter girare un film qua.